Buongiorno a tutti e benvenuti a questa importante manifestazione. Siamo tanti, ognuno con la sua maglietta, quindi grazie a tutti gli intervenuti. Il programma è un po' modificato rispetto a quello che avevamo ipotizzato. Il maltempo ci condanna, speriamo solo per oggi. Vi do un attimo brevemente il programma di questa cerimonia che inizia qui in chiesa, dove tra poco avremo il saluto del nostro presidente Mauro Fini, avremo il taglio del nastro da parte della madrina Graziella Ratto e avremo la benedizione e un momento di preghiera. Ovviamente questo sarà, diciamo, eseguito dal nostro parroco Don Davide. Dopodiché ci trasferiremo nell'asilo, quindi finita questa parte, diciamo, più religiosa, più sacra, ci trasferiremo nell'asilo, dove avremo il saluto delle autorità, dove avremo la consegna di qualche omaggio floreale, dove chiuderemo la cerimonia con un momento così di brindisi tutti insieme. Questa bandiera nasce dell'idea del nostro presidente, raccolta dal Comitato Fuochi, a 90 anni di distanza dalla realizzazione della bandiera della Chiesa. Un gruppo di amici nel 1928 decise di fare la bandiera della Chiesa e 90 anni dopo un altro gruppo di amici decide di fare una nuova bandiera che di fatto riassume un po' il sentimento di quelli che sono stati gli storici quartieri di Santa Maria, da cui tutti proveniamo. E quindi in questa bandiera sono racchiusi un po' anche gli sforzi, i ricordi delle famiglie che hanno speso una vita per la Santa Maria, per la parrocchia di Santa Maria, per la festa dell'Assunta, per i fuochi dell'Assunta. Quindi siamo particolarmente contenti di avervi qui e la parola passa al Presidente che ha, diciamo, un saluto da farci, Mauro Fini, e poi sarà il momento della vera e propria fase di benedizione della bandiera. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Cari amici, cari amiche, oggi è un giorno molto importante per il nostro comitato e per l'intera Santa Maria. Abbiamo fortemente voluto questa nuova bandiera nella quale rivivono gli sforzi dei nostri vecchi. Il nostro comitato è giovane, è un ragazzino di 12 anni che cresce anno dopo anno, consapevole di avere una storia alle spalle lunga più di 100 anni. Quella degli storici quartieri, grandi sfide pirotecniche delle famiglierate sparata lunga. Una storia di Renzino, di Giancarlo Duasti e di tante famiglie che hanno messo al servizio della Madonna la sua festa generazioni intere. Portiamo avanti con sacrificio e soddisfazione la tradizione di queste famiglie, la tradizione dei nostri padri che ci hanno tramandato con amore e per questo oggi siamo sul pennone di questa nuova bandiera, a testimonianza di ciò che tutto è stato e ciò che esiste e ciò che intendiamo, tramandare alle nuove generazioni che un giorno ne guarderanno con orgoglio, ricordano i propri padri. Viva il Comitato Fuochi, viva la Madonna dell'Assunta e viva Santa Maria. Grazie Presidente, e ora possiamo direi volgere lo sguardo verso il fondo della Chiesa, verso l'organo, l'organo che vi ricordo è recente dato spettacolo per mano di un'artista abilissima pochi giorni fa, e oggi quella zona della chiesa ospita la bandiera. Quindi la madrina Graziella Ratto compie questo simbolico taglio del nastro, non della bandiera evidentemente, per consentire che questa si possa aprire e essere mostrata quindi ai vostri occhi. Prego. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio trascendente ed eterno, prima della creazione del mondo, hai costituito il Cristo, principio e fine dell'universo. Ti hai congiunto a Lui, nel mirabile disegno del tuo amore, la Beata Vergine Maria, genetrice e socia del tuo Figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. È lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta per la colpa della prima Eva, eletta figlia di Sio, che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi, ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele. La serva povera e umile, di cui è sorto il sole di giustizia, il tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli, che ti presentano questa nuova bandiera, che porta l'immagine della Beata Vergine. Perché confortati dalla sua protezione, impariamo nel cuore l'immagine che contempliamo. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita, un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione del benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, perché giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i defunti di questa comunità che negli anni hanno lavorato per la festa patronale, l'eterno riposo, dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo, dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A voi tutti qui radunati, con devozione filiale, conceda al Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Benediciamo il Signore. Allora, grazie per l'anime. E a questo punto possiamo iniziare a dirigerci presso l'asilo parrocchiale, dove avremo la continuazione di questa cerimonia. E inizieremo nel segno della tradizione, dopo che ha parlato il Presidente, daremo la parola a un bambino. Inizieremo dando la parola al più giovane bastardo del Comitato Vuoto. E quindi possiamo avviarci, chi conosce la strada, faccia strada e gli altri li seguano. Grazie.